In questo nuovo episodio, come letto probabilmente dal titolo, vi spiegherò alcune cose di Salva il Mondo che molti hanno dei dubbi. Questi dubbi, come ad esempio in alcuni miei commenti, un iscritto mi ha chiesto: "Ciao, come faccio a salire di livello dal 14 al 19?" Beh, per salire di livello è molto semplice. Per salire di livello, beh, dovete semplicemente fare gli incarichi, le missioni della storia. Ma ovviamente non solo quello vi aiuta a salire di potenza, perché ci sono due tipi di livelli, la potenza della casa base e il livello del profilo. La differenza è che il livello del profilo vi permette di salire di potenza. E inoltre sbloccare anche vari vantaggi come i punti potenziamento e i punti di potenziamento della vita, salute, attacco e aumento della danni delle trappole. Beh, innanzitutto il livello a volte, come quello del cuore, aumenta, come potete vedere, sbloccando il livello 131, io riceverò un potenziamento del cuore. Il potenziamento del cuore può essere sbloccato anche attraverso i punti di potenziamento, come potete vedere, che mi aumenterà la vita, mentre questo mi aumenterà la difesa, questo lo scudo, e tecnologia, come letto sotto, danni dell'abilità e trappole, insomma. Il modo molto semplice, quello di salire di livello, è fare ogni giorno, la mattina e la sera, entrare magari in partita, recuperare i punti esperienza e potenziarci, quello che volete. Io vi consiglio magari all'inizio, potenziatevi prima la vita, le prime tre cose importanti, la vita e l'attacco, magari un po' di scudo, ma io lo faccio un po' come mi pare, quindi adesso le sto potenziando un po' tutti. Ovviamente esiste anche un limite di potenziamento di questi. Un altro modo per salire di livello è fare le missioni. Queste qua. Voi fate le missioni e piano piano, piano piano salite di livello senza troppi problemi. Poi magari fate altre missioni, più salite di livello e più salite di potenza. Ci sono alcune missioni che vi aiutano proprio a spiegare e salire proprio di livello. No, scusate, di potenza. Perché? Perché i superstiti, arrivato al momento della storia dove vi sbloccheranno le squadre di superstiti. Queste qua. Adesso io ne ho una, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Sette squadre. Alcune zone sono bloccate. È perché non ho ancora sbloccato la squadra completa. Ma se io, per esempio, adesso sbloccassi tutte le squadre, salirei a livello 58 immediatamente. Beh, io alcuni di questi, come potete vedere, li ho potenziati. Perché fare la squadra migliore aumenta la potenza. Per esempio, ora vi mostro come faccio a salire. Vediamo un po', gestisci, vado su, ecco qua, i mitici vi consiglio sempre a prenderli perché sono quelli che vi potenziano molto, quindi se avete dei superstiti mitici vi consiglio vivamente di potenziarli, io già l'ho fatto. Poi un'altra cosa, eccolo qui, questo, come potete vedere, c'è un nero planino sopra disegnato. Io ovviamente li ignoro queste cose perché al momento mi basta salire di potenza, però aeroplanino sarebbe la squadra Jack che aumenta la resistenza. Eccolo qua, troll livello 20. Io cosa che faccio? Lo potenzio. Ho 173.000, non ho problemi. Ora, la mia potenza è 37. Piano piano, come potete vedere, è aumentato un po'. È anche diminuito perché mi ha cambiato un po' le squadre. Perché ho attivato il completamento automatico. Quindi vi consiglio di attivarlo anche voi. Ora, guardate, la lineetta piano piano aumenta. Più superstiti potenziate e più salite di potenza. Per esempio adesso io ho intenzione di salire alla potenza 38. Ovviamente se fosse un superstite mitico per voi sarà molto più facile. Diciamo, non mi aspettavo così tanto. Ok, e a quanto pare è stato sostituito, sarà andato da qualche altra parte perché è aumentato. Ok, adesso io potenzio questo. Se ogni tanto sale e scende perché cerca di selezionare il miglior modo, cioè la miglior squadra possibile, il gioco stesso, quindi è molto comodo questa cosa. Io non devo fare altro che potenziare i superstiti,
così non farò altro che salire di potenza. Io all'inizio proprio non l'ho fatto, quindi li ho completamente ignorati. E quando l'ho scoperto è stato tipo boom! È stato fantastico. Eccomi qua. Potenza 38. Ora, quasi quasi, perché no? Potenza 39. Ovviamente non credo sia fattibile perché non ho abbastanza. Forse ce l'ho. Sì, penso di potercela fare. Però dovrei potenziare ben tipo 4 superstiti. Non credo di potercela fare. Oh sì, vabbè. Come potete vedere, se avete abbastanza risorse, potete anche salire di potenza potenziando i superstiti. E più li potenziate, e più sarà facile salire. E anche più facile ne nelle missioni, perché giustamente loro non solo vi potenziano la potenza, ma anche le statistiche di base. Come vedete, lo scudo e la salute mi aumentano questa qua, questa squadra. Intanto a me non me li. Se magari vi consiglio di comprarli quando Bugs vi dà 250, quindi ve lo potete comprare senza problemi. Intanto questa qua è lì più o meno. La fate e vi comprate quello. Questo, vedete, a che vi serve questo? Io penso, ah, vabbè. L'inventario ha un limite. Quindi il limite è 392. Precedentemente era 382. Io ho comprato quei slot. E il limite adesso è 392. Quindi è aumentata la quantità di progetti che posso tenere. Io ovviamente, in caso di necessità, faccio questo pio. Riciclo i progetti che non mi servono e via. Mi faccio un po' di spazio e anche esperienza. Ecco qua, elimino. E mi sono guadagnato dei design armi utili per potenziare e dei progetti. La stessa cosa la potete fare con i superstiti. Vado nei superstiti, avendo finito i pie, come potete vedere ne ho troppi, posso prendere ed eliminare, così volendo potete potenziare i superstiti che vi mancano per salire di potenza. Io adesso infatti elimino questi, alcuni, elimino questi, così mi permetterebbe di potenziare e salire di nuovo di potenza. Ecco qua. Eliminati. Facendo così, io posso andare nella squadra, prendere e potenziare di nuovo un superstite. Semplice, salire di livello così, e se non è impossibile. Ecco qui. Io questa volta potenzio l'offensiva. Così facendo, per me sarà più facile salire di livello. Con questo episodio, Canerognoso vi saluta.